blindata? No, non è ancora, ci sono ancora delle partite, però penso che siamo sulla strada giusta. Soprattutto sulla strada giusta anche per quanto riguarda il carattere di questa squadra, sta facendo grandi progressi il gioco di squadra. No, io posso dirlo che questa settimana abbiamo chiesto davvero ai ragazzi una prova di carattere, di vittoria, insomma, non venivamo da un momento facile. Posso dirlo che c'è davvero un gruppo di uomini, di persone che stanno bene tra loro, che vogliono vincere e che ci hanno creduto e ci credono sempre. 20 anni di attività del Tonno Callipo, ora si pensa alla salvezza, si progetta per il futuro, per dei playoff magari. Sì, noi avevamo due step a inizio anno, speriamo di raggiungere il primo e poi provare a centrare il secondo step. Io penso che sia ancora tutto in gioco, e sicuramente i 25 anni della società è un impegno di un grande imprenditore, di avere un grande presidente, di una grande persona. Direttore sportivo Nini De Nicolo, stasera al di là della vittoria fondamentale, al di là dell'aspetto tecnico, palazzetto gremito, grande pubblico, grande sostegno, presenza di scuole, presenza di tifosi appassionati, presenza di società sportive calabresi. Sì, è il frutto di un lavoro della società, di tutti, fatto in questi 15 giorni per cercare di riempire il palazzetto. Sono molto contento di questa cosa, insieme alla vittoria stasera è stato un bel colpo d'occhio. Io penso che questa società, questa squadra meriti l'attaccamento della regione, perché alla fine si chiama Calabria Volley, quindi è stato un bel colpo d'occhio stasera e spero che nella partita con Latina lo sia di nuovo.